Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi sono qua con un nuovo video speciale sul mio canale. Oggi, come gli amanti del calcio sapranno, ci saranno le 18 giorni di Champions League, i sorteggi di giorni di Champions League. Ecco, farò una simulazione per vedere cosa esce a me. Guardate un po' le mie tazze fantastiche di Winnie the Pooh dell'Inter. Vabbè, comunque, il video sarà abbastanza lungo, quindi direi di partire immediatamente col girone A. Girone A c'è subito il Lokomotiv Mosca. Dunque, girone A, prima fascia, la più scarsa tra teste di serie, teoricamente. E United. United in seconda fascia, dunque Lokomotiv e Manchester. Ricordo che due squadre della stessa nazionalità non possono essere insieme. Schalke 04 in terza fascia. Ok, lasciate perdere la mia scrittura, l'ho fatto molto di fretta. E Hoffenheim, che non può esserci. Allora, Club Brugge, dunque, il primo girone, girone A, è Lokomotiv Mosca, United, Schalke e Brugge. Poi girone B, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nella prima fascia, Dortmund in seconda fascia, Valencia in terza fascia. Wow, che girone, signori. Parì, Dortmund, Valencia, quello che non si deve augurare la nostra Inter. Infatti non lo becca, anzi no, perché c'è l'Hoffenheim che non può esserci, perché è tedesca. Young Boys, dunque girone B molto bello, con Parì, Dortmund e Valencia che se lo giocheranno per il passaggio agli ottavi, lo Young Boys che parte sfavorito. Col girone C si va subito con Atletico Madrid, il girone C con l'Atletico. Ok. Tottenham, bello, Atletico Tottenham. Bello, bello, bello. Quello che non si deve augurare l'Inter, anche questo, eh. PSV o PSV, ditelo come volete. Speriamo di no, eh. Attenzione. Inter, la gufata. Inter. Dunque, la nostra Inter, secondo la mia previsione, è Atletico Tottenham PSV Inter, un girone C di ferro. Andiamo subito col girone D con Manchester City. Girone D City, vediamo. Porto. E questa non è un girone così esageratamente. Ecco, c'è anche il Lione. City, Porto, Lione. E AEK Atene, quindi un girone. Porto e Lione se la potranno giocare senza troppi problemi. Andiamo con il girone E, con Bayern München, Bayern Monaco. Vediamo se c'è una tra le italiane. Ah, per sbaglio ho ripescato la prima fascia. Infatti ho detto, che cacchio, ho visto la Juve. Eccola qua, la Roma con il Bayern Monaco. Bayern Roma, vediamo la terza fascia per la Roma. Che sarà? Il CSKA, il CSKA Mosca. Fa molto bene la Roma, eh. Ecco, diavolo. Vediamo. Stella rossa in quarta fascia. Stella rossa in quarta fascia, dunque girone fortunato per la Roma, che dopo aver essere passata con Chelsea e Atletico Madrid in uno stesso girone l'anno scorso, vedremo come se la giocherà con Bayern, Roma, CSKA e Stella Rossa. Partiamo subito a manetta con il girone numero 6, ovvero il girone F, e troviamo la Juve, e troviamo la Juve, la Juventus in prima fascia, signori, eh? Dai, vediamo chi becca in seconda fascia, lo Shakhtar Donetsk. Potrebbe beccare veramente peggio, però attenzione perché c'è ancora il Liverpool qua, eh. Attenzione perché c'è ancora il Liverpool che potrebbe uscire. No, Monaco. Una bella sfida sarà tra Monaco e Shakhtar Donetsk per la qualificazione, perché qua troviamo l'Hoffenheim, che magari può dar fastidio. Non è una quarta fascia da sottovalutare, però nessuno alla fine è da sottovalutare. Problema, ho solo una prima fascia. Allora, Lokomotiv, manca il Barça.
Allora, lo facciamo al volo. Non è che l'ho messo qua da qualche parte, no? Manca il Barça, perché ci sono City, Bayern, Juve, Lokomotiv, Parigi Atletico. Manca il Barça. Lo segniamo subito, scusate per il disagio. Comunque lo segniamo subito senza alcun problema. E andiamo subito a mescolare qua. E becchiamo proprio il Barcellona. Barcellona nel girone ABCDEFG. Barça nel girone G. Uno tra due qua. Madonna. Ok. Il Napoli, Barça col Napoli. Attenzione perché c'è un rischio grosso per il Napoli di beccare il Liverpool. E non lo becca perché becca l'Ajax. E che cuco, mamma mia, ne rimanevano due. Ajax. Che bestia. E Victoria Pilsen. Dunque l'Ajax può dar fastidio. Comunque il Napoli con un girone comunque abbordabile. Andiamo con l'ultimo girone, sperando non ci siano problemi di nazionalità. Allora, Real Madrid nel girone H, in prima fascia. Benfica nel girone H, in seconda fascia. Liverpool nel girone H, in terza fascia, giusti. E poi Galatasaray. Dunque non ci dovrebbero essere problemi di nazionalità, sono stato fortunato. Non ho dovuto cambiare niente e dunque questi sono i gironi. Dunque questi sono i gironi. Ve li ripeto allora. Girone A con Lokomotiv Mosca, Manchester United, Schalke e Club Brugge. Girone B con Paris, Dortmund, Valencia e Young Boys. Girone C dove c'è la prima italiana che è la nostra Inter, Atletico, Tottenham, PSV e Inter. Dunque girone di ferro. Girone D, City, Porto, Lione, AEK Atene. Girone E, dove c'è la seconda italiana che è a Roma, la Roma becca Bayern, Roma, CSKA e Stella Rossa. Dunque un girone molto abbordabile per la Roma. Non poteva quasi chiedere di meglio perché CSKA e Stella Rossa in terza e quarta fascia sono tra le più scarse. Poi in girone ABCDEF, non mi ricordo mai, Juve in prima fascia, Shakhtar Donetsk, Monaco e Hoffenheim. Quindi anche per la Juve un girone abbordabile. Comunque Shakhtar e Monaco non sono cattive squadre, neanche l'Hoffenheim se la giocheranno loro tre per il secondo posto, ma per il resto penso non ci possa essere storia. Poi in girone G troviamo l'ultima italiana con Barça, Napoli, Ajax e Pilsen. Anche per il Napoli è un girone molto abbordabile. A parere mio, non molto, comunque se la giocherà con l'Ajax e tutto va bene, ma Napoli è superiore. E l'ultimo girone con Real, Benfica, Liverpool e Galatasaray. Signori, per questo video è tutto. Speriamo non vada così. Comunque io per l'Inter spero che ci sia una squadra forte, tipo un Real. Comunque tutte in prima fascia che non sia il Lokomotiv Mosca. Poi una squadra in seconda fascia che sia a livello, ci sta anche un Porto, uno Shakhtar, un Benfica che magari è al nostro livello, e poi un terza fascia, magari Valencia sarebbe tostissimo in terza fascia, signori. Comunque in terza fascia magari un Lione, che ne so, si esca. Un CSKA, comunque squadre nostre da sottovalutare come nessuna, e poi in quarta fascia magari una scarsina, magari, ah no, in quarta fascia ci siamo noi, magari, ma che cosa sta dicendo? Comunque, magari il girone ideale, ve lo dico, sarebbe, non lo so, Barcellona, Porto, uno magari tipo Lione, Barcellona, Porto, Lione e Inter. Niente, ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!